dobbiamo tutti collaborare. Sai, cioè, l'aquila è il corvo. Se tutto il mondo collaborasse, questo sarebbe un posto migliore. Bene, grazie. Su quest'isola non mi aspettavo di trovare un capo indiano il cui popolo ha rischiato l'estinzione, intento a proporre un mondo migliore. E se gli Aida sono capaci di perdonare l'oppressore, è perché sono felice, perché sono vivi e perché si avvicinano al futuro forti della propria tradizione e della propria cultura. Grazie mille. Oggi è un gran giorno. Come puoi incoraggiarmi a continuare a portare avanti la tua tradizione? Ma no! Dove scade poi a Gintalfan? Come cosa fa di tutti la Salanga? Oggi Jalen mi ha invitato a una celebrazione. Insieme a suo fratello Guai ha appena terminato un totem che simboleggia la fraternità e la solidarietà. Assistere alla consacrazione di un nuovo totem è come assistere a una nuova nascita. La sua vita durerà circa 150 anni, sfidando il sole e le intemperie. 150 anni, come la durata della colonizzazione. Durante la consacrazione, al totem si dona la vita attraverso il bene più prezioso che si possa trovare sull'isola, le piume d'aquila, raccolte una per una nei nidi abbandonati. I segni rossi e neri che Cugio ha dipinto sull'isola dei suoi figli, sangue delle ossa si accompagnano e si sospermano l'un l'altro. Uniti in un solo corpo, come i due fratelli che insieme al suo guardiano d'ora in poi sfideranno chiunque osi di nuovo sottrarre al mondo la parte di umanità che offre la nazione Aida. Semplice luce di Enel Energia. E richiedi in omaggio il kit di lampadine a LED. Chiama Enel Energia. C'è sempre un motivo in più. Quando al mattino nemmeno le cannonate. Quando solo 8 ore e poi fai notte. Quando va bene tutto, ma è pranzo e pranzo. Quando stasera festa, porta chi vuoi.